tema di come la procedura del finanziamento. E, beh, vi dico, poi in cartella, beh, questa presentazione la vedi in cartella, per cui potete seguirla e anche fare riferimento. Poi in cartella, vi dico già, c'è una scheda, diciamo, dati, che se qualcuno, perché allora lo sportello partirà non lunedì di questa settimana, partirà lunedì della settimana prossima. Saremo qua dalle 5 alle 7 di sera a disposizione per formazione, eccetera, eccetera. Però tutti quelli che già oggi sono interessati a informazioni oppure a presentazioni, e se mi compilate la scheda e me la date, sarete contattati per avere una risposta immediata, insomma, già da domani, no, ma esatto, per la prossima. Allora, vabbè, le misure finanziabili sono quelle che vi ha detto Franco, cioè quindi microgenerazione diffusa, rinnovabili, motori elettrici, usi finali, che vuol dire per il pubblico, ristrutturazione edilizia, insomma, efficientamento energetico, e per anche il privato il discorso del teleriscaldamento. Teleriscaldamento, che se non so se sbaglio, vuol dire sia, diciamo, la municipalizzata che fa la produzione e ti manda a casa direttamente, non so, l'acqua calda, ma vuol dire anche, non so, un quartiere, un condominio che fa una centralizzata che porta l'acqua calda a tutti quanti gli appartamenti, anche quello è teleriscaldamento e anche quello è finanziabile. Il protossido di azoto è una cosa particolare per quanto riguarda l'agricoltura e la ricerca per l'università, e vabbè, è il discorso forestale. Vabbè, il finanziamento dei motori elettrici a livello nazionale, e quindi si fa una richiesta a livello nazionale. Però, mentre le altre regioni hanno individuato nella regione stessa l'organismo che gestisce le domande, la regione Veneto ha lasciato tutto alla Cassa Depositi e Prestiti. Cioè, quindi, sia che fai la richiesta per i motori elettrici, sia che fai la richiesta, non so, per le rinnovabili, passa fai direttamente online sulla piattaforma, sul portale della Cassa Depositi e Prestiti. Ecco qua, questo è lo schema. Allora, lo sportello sarà a disposizione prima di tutto per dare queste informazioni che vi abbiamo dato stamattina, e anche qualcosa di più rispetto all'idea di progetto che uno ha. Poi per fare una prima assistenza e poi per partire con la pratica. E, la pratica ha due passaggi importanti iniziali che vanno fatti in contemporanea. E uno è quello di accreditarsi presso il portale per dopo poter presentare il progetto che si vuole rendere finanziabile. L'altra è quello di recarsi appunto in banca per predisporre la modulistica nel momento in cui c'è il finanziamento del progetto, perché la Cassa Depositi e Prestiti richiede l'assenso della banca, la convenzione con la banca, perché poi finanzierà direttamente mandando sul conto corrente che avete presso la banca il finanziamento stesso. Cosa per avere un progetto? Sì, sì, beh, un progetto. Sì, però lo sportello è a vostra disposizione anche se uno ha idea di progetto, cioè siamo a disposizione per dare informazioni, poi uno ha un'idea di progetto e vi seguiamo nella realizzazione del progetto, nella progettazione stessa e nella realizzazione, se uno serve. Se uno invece ha già il progetto e c'è un professionista che lo segue, nell'assistenza al cliente e al professionista. Ecco, noi siamo abbastanza aperti, ben un po' flessibili rispetto a questa cosa qua. Sì, sì, prego. La banca è un passaggio importante. E si è nato un problema, perché non molte banche avevano firmato questo protocollo. Oggi la situazione... Sì, comunque è complicata, adesso volevo spiegarlo subito. Questo è il nome mio. È vista banca. Allora, come potete vedere,
le due banche iniziali, ora sono diventate parecchie. Per quello che mi sembra abbiamo visto quando sono venuto a Vicenza, non c'erano ancora delle banche. Allora, per la provincia di Vicenza ho già visto, e c'è solo il credito cooperativo, in particolare all'interno c'è la Banca San Giorgio e il credito cooperativo di la Cassa Rurale di Brentola. Però abbiamo già contattato le BCC e magari facendo anche una convenzione, tutte le BCC della provincia possono aderire, su questo non c'è problema. Anche lì ce l'hanno aderito al progetto. E l'altro vicentino eccetera. L'unico discorso è che per il momento ci sono solo le BCC. L'altro discorso che probabilmente voglio fare è che diciamo le banche di interesse nazionale sono un po' restie a entrare perché le commissioni sono molto basse e quindi non hanno un guadagno, insomma, e quindi di fatto comunque arriveranno, ma ci metteranno un po' di più. Se in una zona non c'è ancora nessuna banca, è possibile utilizzare il proprio istituto di credito, che però si impegna a sottoscrivere il protocollo successivamente, quindi diciamo che si tende ad agevolare questo meccanismo, per cui nel momento in cui qui non c'è nessuno, voi andate alla BCC che lavora a San Dorso o un'altra banca e discutendo con il direttore si chiede di farlo. Sì, ma comunque come CNA abbiamo già contattato la federazione provinciale per fare in modo che almeno tutte le BCC della provincia siano convenzionate, perché così eviti, perché mentre prima era il discorso che se non era convenzionato non potevi operare, adesso puoi fare la domanda e puoi chiedere alla banca di convenzionarsi, però chiaramente il direttore della filiale, ora che sente il direttore generale eccetera, insomma, cioè, passa il tempo, quindi se riusciamo a convenzionare, ed è quello su cui stiamo lavorando, almeno tutte le BCC della provincia, in modo tale che quando uno va in banca sa già che quella, almeno quelle sono convenzionate, sulle altre le interpelleremo in maniera tale da vedere se è possibile, almeno per quelle di interesse provinciale, convenzionare. Quindi vabbè, c'è la convenzione, andare in banca, però anche su questo appunto come sportello vorremmo fare un'assistenza in maniera tale che la banca sia già interpellata e che uno vada in banca per approfondire la modulistica. E allora con la modulistica della banca si può presentare il progetto e poi viene inserito online, vabbè, appunto accreditarsi all'applicativo web, compilare la domanda online tramite l'applicativo web, dove esserci già il progetto anche esecutivo, ecco, perché l'altra cosa importante, avete visto, fra il discorso dell'impegnato e del richiesto dell'impegnato, dell'aggregato. Lì, dallo schema della procedura, si potrebbe vedere che, non l'idea progetto, ma diciamo un progetto di massima potrebbe bastare per la richiesta, per dopo presentare il mese successivo il progetto esecutivo, che deve essere esecutivo in tutti i suoi termini, per impegnarlo. Non conviene, cioè se è possibile, e questo sarà il lavoro da fare, avere già l'esecutivo in modo tale che quando fai la richiesta c'è già pronto anche l'inserimento dell'esecutivo, in modo tale che sei più sicuro che il finanziamento che viene dato. Vabbè, si conferma, si stampa la domanda, sottoscrive la domanda e si invia il cartaceo che deve essere corrispettivo al digitale che è stato mandato via con la PTU. A quel punto lì il finanziamento arriva, cioè nel senso che se appunto il progetto esecutivo è fatto secondo i criteri, perché adesso qua vi sto risparmiando tutti i calcoli che bisogna fare rispetto al fatto che il finanziamento non copre il 100%, copre il 70% il progetto, 90% per il pubblico. 90 per il pubblico, 70% copre il 70%, quindi bisogna fare un calcolo rispetto a quello che è finanziabile e quello che invece è a carico del socio proprio. E se è fatta bene questo calcolo qua, il progetto esecutivo e la domanda,
il finanziamento è certo, insomma, ecco, questo è, soprattutto sulle voci che avete visto sono meno impegnate. Però, come diceva Franco prima, anche sulle rinnovabili non è escluso che, naturalmente ci vuole tempo, insomma, perché si parla dell'anno prossimo, però non è escluso che, preparando bene il progetto adesso e presentando la prima chiamata dello sportello a marzo dell'anno prossimo, venga finanziato. Cioè, quindi anche sulle rinnovabili i margini ci sono, meno che sugli altri, ma ci sono. Mi scusi una domanda, se uno sta facendo lavoro adesso e fa la domanda l'anno prossimo, è fattibile, bisogna aspettare solo 3 di finanziamento per averlo, aspettare fare il lavoro. Bisogna aspettare il finanziamento per fare il lavoro. Si può anche richiederlo sui lavori iniziati, però i costi sono quelli. Sono in percentuale. Si può fare una domanda sui lavori già iniziati, però diciamo quello che c'era dall'ultima, nel senso che se non era previsto nell'edificio l'impianto di rinnovabili della microgenerazione, si può abbinare, si può aggiungere. Si può aggiungere. Quindi già su interventi iniziati. Ecco, io mi fermerei qua, nel senso che adesso avrei spazio alle domande. Le domande.